È finita con la vittoria della Triestina sulle Renate 2-0 con i gol di Mensah e Granoce, tutto nella parte finale della partita, con Bruno Gasperutti come di consueto il primo commento a caldo. Allora Bruno, fino a un quarto d'ora della fine, sì, la Triestina aveva la supremazia territoriale, non aveva creato grandi cose, però c'era la sensazione un po' in tribuna che il risultato non si sarebbe sbloccato. No, era una partita difficile come delle previsioni. La Triestina mi sembra che sia un diesel, è partita piano, ma mano a mano che veniva fuori, infatti sia alla fine del primo tempo che all'inizio del secondo ha cominciato a pressare un po' di più, arrivava in area di rigore, era più pericolosa. Alcuni tiri, uno di Procaccio, mi ricordo, e uno di Petrella sono sibilati proprio a fil di palo. Insomma, niente di eccezionale, perché il portiere avversario non l'abbiamo proprio visto in tutta la partita, non è che non ha fatto neanche una parata. Però a lungo andare la Triestina ha delle qualità, soprattutto in prima linea, e poi con i cambi che hanno dato freschezza, hanno dato qualche soluzione nuova, diciamo, perché Petrella rispetto a Beccaro ha dato qualcosa in più, anche come soluzione. Beccaro è un tipo più tranquillo, mentre Petrella è più incisivo. Dopo, per esempio, anche lo stesso Steffè, quando è entrato, ha cominciato a pressare più alto rispetto a Maracchi, e quindi gli avversari si sono trovati un po' di più in difficoltà. E Hidalgo è sempre uno che ha il passetto breve, è sempre pericoloso, no? E ho notato una cosa: quando il Renate ha cominciato a mettere la testa fuori, è stato pericoloso in un paio di occasioni, e forse, come ha detto anche il mister avversario, e ci ha sperato di prendere qualcosa in più. In quel momento la Triestina è come un serpente, ha azzannato e ha colpito. Ha fatto due gol nel breve spazio, so, di 5 minuti, due grandissimi gol, perché c'ha gli uomini e c'ha la qualità per farlo. La Triestina è una squadra, è una buonissima squadra, ecco. Ecco, ritorniamo sui cambi Sì. che hai detto tu, anche stavolta determinanti, e in effetti ultimamente soprattutto abbiamo anche la rosa un po' più completa adesso, manca solo Costantino, si spera la prossima partita o al massimo quella dopo con il Pordenone rientri, quindi in effetti mister Pavanel ha una bella rosa ampia e riesce a fare questi cambi perché ha i giocatori. Sì, la Triestina è una squadra completa, c'ha i cambi in tutti i ruoli, perché non dobbiamo dimenticare quelli che stanno fuori e che anche giocano poco, sono sempre più che affidabili, a partire dai difensori, Codromas, Di Butti, Pizzul, sono giocatori affidabili. In metà campo abbiamo Steffè Bolis, davanti le soluzioni, nel primo tempo aveva quattro attaccanti, ne ha messi altri due, e poi c'è sempre questo Costantino. Però facciamo attenzione a una cosa: Costantino sono 3 settimane che non si allena, quindi non penso che col Pordenone se può fare al massimo uno spezzone, non credo che sia. Costantino, come ha detto Pavanello, vedremo nel finale del campionato, deve inserirlo poco a poco. Ecco, una Triestina fisicamente bene, Sì. mentalmente bene. Ofredi, il portiere ha bardato, non ha praticamente toccato quasi palla in tutta la partita. Poi è intervenuto con quella gran parata sul colpo di testa da centro area che ha salvato il risultato. E subito dopo è uscito di porta un bel doppio intervento fuori dai pali. Insomma, quindi in effetti anche lì, no? Mentalmente e concentrazione, sia mentale che concentrazione, quindi sia in lui che in tutta la squadra c'è. Certo, allora la differenza tra Ofredi e Valentini è questa, a mio avviso. Tutti e due danno la sensazione di essere sicuri. Cioè, sono due portieri
esperti che danno una certa sicurezza. Però da Offredi ho visto tirar fuori la parata che serve al risultato, e da Valentini invece abbiamo avuto la parata che consentiva all'avversario di segnare gol, cioè più che la parata, la papera. Cioè Valentini ogni 2 o 3 partite la combinava grossa, e là abbiamo perso tanti punti. Invece Offredi, oltre a dare quella sicurezza che deve dare un portiere, fa la parata salva il risultato. Oggi ne ha fatte due per me. Una, quella che hai ricordato tu in volo sul colpo di testa, è stata bellissima perché lui è lungo, è arrivato a malapena, ha raso il palo a prenderla e si è disteso completamente. La seconda è stata un'uscita con i piedi dove ha anticipato l'avversario, e quella era un'occasione che poteva essere molto pericolosa. E lui con quell'uscita di piedi doppia, perché è andato, poi ha proseguito anche nella corsa, ha reso semplice una situazione difficile. Ecco, oggi ammoniti Coletti eppure poi Malomo, che erano diffidati, quindi salteranno la gara contro il Gian Erminio. Diciamo che per logica, insomma, al loro posto dovrebbero giocare Steffè e Codromaz. Codromaz, per cui insomma le alternative ci sono anche nella prossima gara, quindi a quel punto lì poi tutti pronti per il Pordenone. Certo, allora, sulla carta non ci sono problemi perché sia Codromas che Steffè sono più che affidabili. L'unica cosa è che fino adesso questi, sia Malomo che Coletti, avevano trovato gli automatismi giusti. Quindi se cambi un uomo va bene, ma tutti e due assieme può essere, insomma, più difficile, però sia Codromas che Steffè sono due titolari. Ecco, i due migliori in campo secondo te, Bruno? Allora, della Triestina, Certo. ovviamente. Pensando, allora, a me è piaciuto tantissimo Procaccio, che ha fatto una bellissima partita. Poi sullo stesso piano ce ne sono tanti, e ho visto abbastanza propositivo Formiconi. Sempre precisi i due centrali, il portiere abbiamo già parlato, centrocampo tutti sulla sufficienza, e davanti ho visto un gran lavoro di Granoce e un gran gol di Mensah, che non ha fatto tantissimo, però il gol è stato veramente determinante, ha fatto una grande azione. E benissimo quelli che sono entrati molto bene, sia Steffè che Petrella. Hidalgo ha fatto il suo, niente di particolare, ma Petrella e Steffè hanno dato qualcosa in più rispetto a Maracchi e a Beccaro. Ecco, un'ultima cosa, il voto per Mister Pavanel, per come ha messo la squadra in campo, per come poi l'ha girata, insomma. Guarda, Pavanel do sempre 10 per la saggezza, perché Pavanel è una persona positiva. E come allenatore mi piace, poi sbaglia lui come sbaglia il migliore del mondo, perché tu, gli allenatori, cioè, dopo se, siamo tutti quanti molto bravi a dire là ha sbagliato, però bisogna pensare al momento in cui fa qualche mossa o qualche cambio. Pavanelli è una persona positiva, mi piace.